Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenute, benvenuti ai prof e alle professoresse. Sono Marco Brunella Randelli e mi occupo dell'ufficio formazione per il gruppo editoriale Raffaello Libri. Allora, oggi non siamo in molti, ma quelli che ci dedicano un po' del loro tempo si divertiranno. Quindi benvenuti prof di musica, perché oggi abbiamo due bei pezzi da 90 qui con noi. Li chiamo subito. David Connati, Marco Pasetto, siete con noi? Sì, io ci sono nascosto dietro la copertina di Il Quinto Rigo, ma ci sono. Buongiorno Marco, benvenuto. Ciao. Vedo un Quinto Rigo. Ah, ho fermato un intro, cosa va? Un intro musicale? Un accordo positivo. Bene, 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 bene. Allora, intanto presento l'unico vero, serio musicista in quanto tale, che ha un curriculum, che ha girato tutti i mari del sud, ha suonato con Arbore, ha suonato per i maggiori jazzisti dal punto di vista italiano e europeo, perché non è David Connati, non è David Connati, ma è Marco Pasetto, che è anche un autore storico per quanto riguarda la casa editrice. Abbiamo la fortuna di averlo coinvolto tramite David Connati, che è il nostro, come posso dire, è il nostro best seller per quanto riguarda la narrativa, sia per la scuola primaria che secondaria di primo grado. È un bravissimo autore teatrale ed è anche un bel personaggio, perché ormai tra i libri ministeriali di primaria e di secondaria lo abbiamo un po' ovunque. E oggi Marco e David, con l'aiuto di Morgana in regia, perché so che abbiamo anche lei, li abbiamo coinvolti per offrire a voi, professori, qualche consiglio, qualche spunto per quanto riguarda una didattica tramite i nostri testi. Perché poi la cosa è questa. Noi sulla scuola secondaria di primo grado forse siamo arrivati dopo gli altri, ma i testi che facciamo, caspita, si sono fatti bene. Marco, noi riceviamo tantissimi complimenti su questo, su quello che abbiamo presentato sia l'anno scorso e su quello che presenteremo quest'anno. Quindi ecco, anche con le nostre redazioni ci fa molto piacere avervi qui con noi per questo ciclo di webinar, perché sono tre. Oggi di cosa parleremo? Oggi parliamo dei compiti di realtà, che sono qualche cosa, una situazione, un problema vicino al mondo reale. Per cui si tratta di realizzare un progetto, costruire qualcosa di concreto, che può essere una performance, un qualcosa di tangibile, si fa in gruppo, e per questo rappresenta dà uno spazio di autonomia ai ragazzi, li responsabilizza, scopre la loro creatività, che è la cosa più importante, cioè, e poi questo compito di realtà favorisce il ragionamento, il pensiero critico, il pensiero divergente, ecco. È una delle mie attività preferite, si capisce. Molto, molto bene. Allora, io non so se il Davide è ancora dietro da qualche parte o se no, io debba ci sono. Già abbandonare. Però la regia mi dovresti mettere in onda. Ah, ecco. Certo, allora, era meglio la copertina, diciamo. Era meglio la copertina, non avevo dubbi. Però intanto, ecco, quindi ricompaio io in nella mia interezza. Dico una cosa ai prof, che magari c'è qualcuno che per la prima volta è qui con noi con la Raffaello. Spiego due cose tecniche, poi vi abbandono e vado nella chat. Allora, la chat è disabilitata. Noi utilizziamo su Zoom la funzione domanda e risposte, perché la chat non permetterebbe di archiviare poi le vostre domande. Invece noi vogliamo poter leggere i vostri quesiti, i vostri consigli. Insomma, domande e risposte, scrivete, perché poi nella parte conclusiva Marco e Davide avranno il piacere di rispondere a quello che volete sapere. L'attestato per questa diretta vi sarà inviato con un'email entro 7 giorni dalla fine di questa diretta. Se ciò non si verificasse, scrivete a info@raffaelloformazione.it. E quindi ecco, noi ci siamo. Io vi saluto adesso, perché poi non sarò purtroppo in chiusura, e quindi lascio a voi l'onore di fare da padroni di casa, quindi di accogliere i prof che ci stanno dedicando il loro tempo, che hanno scelto il nostro Quinto Rigo, che è eccezionale, e che si divertiranno oggi con voi, perché ho visto le prove, due risate me ne sono fatte. Ringrazio Claudio e Andrea che sono in regia, grazie a loro si va in onda, e quindi buon webinar a tutti. Ok, allora parto io.
Dunque, Marco ha introdotto il discorso dei compiti di realtà, nel senso che sono comunque attività che servono per mettere in pratica, ma non vi sto dicendo nulla di nuovo, mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite a scuola in attività che sono comunque attività che hanno un'attinenza con quella che può essere una produzione anche legata a qualcosa di fruibile, Di concreto, sì. esatto, di concreto. E quindi in questo caso noi abbiamo selezionato dal menu di Quinto Rigo alcune delle proposte delle quali volevamo comunque darvi qualche spunto in più, giusto per riuscire ad avere qualche idea anche per poter far lavorare i ragazzi. La prima delle cose che abbiamo estratto dal cilindro è il realizzare un rap per un progetto di educazione civica. Giusto, Marco? Sì, il rap della Costituzione. Esattamente, il rap della Costituzione. E quindi che potrebbe però benissimo essere il rap dei diritti dei bambini o il rap dei diritti dei diritti. Se vogliamo, legato comunque oppure semplicemente il rap delle regole, il rap delle buone pratiche di convivenza. Noi sì, abbiamo scelto comunque di prendere la Costituzione come esempio. Ovviamente lo stesso procedimento, una volta acquisito, lo si può applicare a qualsiasi altra forma di scrittura. In questo caso, la linea, cioè come si procede tecnicamente. Sembra una cosa facile, però insomma potremmo dire come a livello di menu. Seguiamo la ricetta. La prima cosa che consigliamo sempre una volta scelto il testo sul quale si vuole lavorare, un testo che ovviamente abbia a che fare sempre chiaramente con l'argomento di cittadinanza attiva, la prima cosa è sempre quella di leggere bene il testo di partenza. Sembra una cosa ovviamente scontata. Ma scontata non è, e noi non la diamo per scontata, perché comunque sì, la prima cosa è proprio far capire ai ragazzi che se io sto facendo una riscrittura, sebbene sia una riscrittura in musica, di un argomento comunque serio o importante, devo riuscire a distillarla, ma per poterlo fare lo devo conoscere bene. Quindi la prima cosa è leggo bene il testo di partenza. Una volta che ho letto bene, riletto, a volte non basta una semplice lettura, ma va rifatta più volte. Quindi, soprattutto nella fase di lettura, non si deve avere fretta, perché i concetti importanti vanno anche discussi insieme. E quindi, poi a un certo punto ci si segnano le parole chiave. Per esempio, in questo caso non lo so, no, se noi stiamo parlando della Costituzione, possiamo prendere i principi fondamentali e cominciamo a segnarsi, che ne so, le parole Repubblica, lavoro, tutto quello che, insomma, poi a seconda della versione che si vuole realizzare di questo rap, a seconda anche delle parole, perché poi è chiaro, ogni testo si presta a altre cose. Una volta che ci siamo letti le parole, e si fa la lista. Eccola qua. Fare una lista. Perché la lista è importantissima. Sempre quando si scrive si parte da una lista. E una volta fatta la lista, si comincia a scrivere proprio a livello tecnico. Dice, come si scrive un testo in rap? Beh, si scrivono dei versi in rima, strofe, che consiglio. Poi Marco magari può dire e aggiungere qualcosa relativamente a questa cosa, lavorando su un giro armonico in quattro, se sono di 8 o di 16, aiuta di più la stesura musicale. Una volta scritte due strofe di questa lunghezza, scrivere uno slogan efficace, come ritornello, inciso, che non necessariamente deve rispettare la struttura della strofa. Anzi, non è assolutamente un problema perché durante nelle strofe la struttura può avere chiaramente un andamento molto rap, mentre invece nel ritornello no.
I ragazzi della seconda E della scuola di Marco, per esempio, utilizzando un po' questa tecnica, hanno scritto un testo che è il rap della Costituzione, che vi leggo il testo al volo primo. Ho il diritto di esprimermi e di comunicare ed emozionarmi e ovviamente di parlare. È meglio che stai zitto, è facile parlare, è inutile provarci quando nulla può cambiare. Dobbiamo rispettarci, avere dignità, nessuno da escludere in questa società. Chiaramente sono due voci, in questo caso sono le due voci narranti, cioè uno che cita la parte dei diritti o insomma della parte, e chi lo contesta e dice: ma di cosa stai parlando? Di quale società? Il rispetto non esiste, è questa la realtà. E quindi anche in questo caso viene fuori un rap a due voci. Lo so, Marco, vuoi farci un esempio? Sì, proprio hai detto bene, era il lavoro del contrasto. Ho il diritto di esprimermi e di comunicare. Questa era la parte positiva. È meglio che stai zitto, è facile parlare, il rispetto non esiste. Poi siamo arrivati a sintetizzare quello che può essere il ritornello. E devo dire che i ragazzi si sono un po' spremuti e hanno trovato un ritornello, come dicevi, che cambia un po' completamente sia la metrica che il significato, perché abbiamo parlato di libertà. E il ritornello dice: tu sei libero di avere un'opinione, di sbagliare o di avere ragione, e questa è l'occasione per essere una persona migliore. Ecco, questo per esempio un esempio, ma ancora meglio, poi c'è la realizzazione finale, perché una volta realizzato il testo del rap, una volta definita, c'è la possibilità ovviamente di realizzare una base con dei programmi per i quali poi Marco vi spiegherà in dettaglio in un altro webinar, e realizzare una base sulla quale poi poter rappare e registrare. Ok, corretto Marco? Esatto, cioè era tutto collegato. I ragazzi sapevano già che dopo aver scritto il testo con una metrica, pensando sempre a un quattro quarti, come avevi detto prima, e a questo software che si chiama Soundation.com, è un sito dove si realizzano delle basi e si possono estrarre degli MP3 con basso, batteria, tastiera, chitarra. Poi con un computer abbiamo registrato le voci di chi ha fatto la strofa. Cioè la persona positiva e la persona pessimista, diciamo tra virgolette, e il ritornello è stato eseguito cantando. Sì, devo dire che il lavoro è venuto molto bene. È piaciuto ai ragazzi e si sono riscoperti capaci di lavorare come lavora un DJ, ma allo stesso tempo insieme all'insegnante di lettere, perché il testo è stato realizzato insieme all'insegnante di lettere. Fra l'altro, dopo tutta una serie di litigi che avevano fatto questa classe e si erano trovati con la counselor e avevano estrapolato tutta una serie di frasi, appunto, che facevano scaturire un po' questi sfoghi di cui hanno sempre bisogno i ragazzi, soprattutto in questo difficile periodo che noi conosciamo tutti. Per cui, ad esempio, in questo caso, invece che essere un rap sulla Costituzione, può diventare un rap contro il bullismo in classe, il bullismo a scuola, contro le azioni in rete, che ha sempre comunque a che fare come risvolti con cittadinanza attiva. Pertanto, ad Esatto. esempio, il rap come forma di scrittura che i ragazzi invece sanno condurre molto bene come forma anche di scrittura, e anche spesso sono molto bravi a improvvisare delle rime, riesce a catalizzare bene la loro attenzione. Quindi poi una base accattivante ritmica, e alla fine si riesce a realizzare un prodotto come quello che vi vogliamo mostrare ora. Sì, questo è un altro rap che vi posso presentare brevemente. Per le strade di Verona, abbiamo notato, facendo questa uscita qualche tempo fa, Cercasi Umani con una grafica molto bella. Abbiamo scoperto poi che era il centro per il volontariato. Abbiamo chiesto al centro per il volontariato di Verona, di questa campagna, eravamo incuriositi e abbiamo chiesto se potevamo utilizzare le immagini e alcune delle loro frasi per scrivere un rap, una canzone che era perfetta per il nostro lavoro sull'educazione civica. Cercasi Umani
e vedrete adesso come si sviluppa il testo. Possiamo ascoltarlo, che è la cosa più bella, sentire come possono lavorare i ragazzi ispirandosi appunto a questa campagna al Centro per il Volontariato. Lo trovate anche su YouTube, Cercasi Umani, scrivete scuola. Beh, ora glielo mostriamo. Mostriamo, infatti, sì. Comunque è un prodotto realizzato alla fine di un progetto per il quale i ragazzi hanno scritto il testo, la musica e hanno realizzato la produzione finale. Vai con il video. Let's go. Come on. Cerchiamo umani, persone che respirano, persone che pensano, persone che si arrabbiano, persone che hanno paura. Paura. Cerchiamo umani, persone che ascoltano, persone che supportano, persone che ci aiutano con i nostri problemi. Persone che si accettano, persone che rispettano, persone che parlano, senza giudicare. Giudicare. Cerchiamo umani, polemici, pigri, pessimisti, delusi, timidi, egoisti, c'è bisogno di voi. Cerchiamo umani, persone che sognano, persone che sperano, persone che vivono, persone che amano. C'è bisogno di voi. C'è bisogno di voi. Cerchiamo umani, polemici, pigri, pessimisti, delusi, timidi, egoisti. C'è bisogno di voi. C'è bisogno di voi. Ecco. Beh, allora a questo punto, per esempio, lavorando con un'altra classe, invece usando proprio i principi fondamentali della Costituzione, avevamo buttato giù un testo nel quale le parole chiave erano, ad esempio, l'Italia è una repubblica e la Costituzione pone che alla base di questa mia nazione ci sia lavoro, impiego, occupazione garantito a tutti senza alcuna distinzione. Qui i cittadini sono uguali e hanno diritti, che nel documento noi troviamo ben descritti, tutti gli abitanti qui hanno pari dignità, garantite la salute, l'istruzione e, libertà. E la musica fa più o meno così. L'Italia è una repubblica e la Costituzione pone che alla base di questa mia nazione ci sia lavoro, impiego, occupazione, garantito a tutti senza alcuna distinzione. Qui i cittadini sono uguali e hanno diritti, che nel documento noi troviamo ben descritti. Tutti gli abitanti qui hanno pari dignità, garantite la salute, l'istruzione e libertà. Vogliamo una nazione di sana Costituzione. Vogliamo una nazione di sana Costituzione. Vogliamo una nazione di sana Costituzione. E la Costituzione, la Costituzione, eccola qua. Questo era giusto un assaggio, ad esempio, di un'altra versione di un rap sulla Costituzione. Marco, sì. Vuoi aggiungere qualcosa o passiamo al secondo argomento del menù? Passiamo al secondo argomento. Il secondo argomento del menù. Il secondo argomento del menù, il dado aleatorio.
E Marco spiega di cosa si tratta. Il dado aleatorio è partito da questa idea che abbiamo avuto in estate di qualche anno fa, dove, ascoltando vari esempi di musica aleatoria di John Cage e di altri compositori, abbiamo pensato: perché non lanciare il dado e nelle sei facciate utilizzare cinque note della scala pentatonica, che è una scala, come tutti i colleghi di musica sanno, che si presta moltissimo per creare delle melodie e può anche essere sovrapposta perché evita i semitoni mi fa e si do, do re mi sol la, per esempio la scala pentatonica di do, e in un'altra facciata una pausa, che così abbiamo anche pensato al fatto che la musica deve avere sempre dei respiri. Allora, lanciando il dado, aspetta che lo mostriamo, arriva la pausa. Magana, mostra sotto la telecamera il dado con allora mi, giralo, do, pausa, sol, la. Aspetta, alzalo verso la telecamera perché dalla regia mi dicono che si vede poco. Oh, troppo, un po' meno. La, giralo. Pausa. Ok. È un dado realizzato sulla base di un modello che è presente comunque nella sezione di compiti di realtà. Allora, e ciascun alunno si realizza il proprio. Sì, sì. O ogni alunno, oppure più spesso, come tutti i compiti di realtà, divisi in quattro gruppi, di solito, o tre, ognuno faceva il dado e ogni gruppo lanciava 16 volte, ha lanciato 16 volte questo dado, creando tutta una serie di frasi. Ci siamo accorti, attraverso il lancio dei dadi, che alcune frasi assomigliano più ad un accompagnamento, altri assomigliano di più a una melodia. E naturalmente poi, in sede di arrangiamento, riarrangiamento, abbiamo dovuto modificare quello che sono la ritmica, perché se io lancio il dado e inizia con il do, questo do io posso suonare una semi minima, cioè una nota di un quarto, oppure due crome con la pausa, oppure posso anche scegliere di fare una variazione ritmica. E vuoi che facciamo un esempio, Davide? Facciamo un esempio. Allora, sì, c'è poca luce. Dunque, fai quattro lanci. La. Un altro? Re. Re. Magari tiralo sotto la luce, grazie. La. La. E l'ultimo, di nuovo, un re. La e re. Benissimo. Ok. Allora, suono queste Marco, quattro note. Facci sentire cosa viene fuori e le varie possibilità. Questo si presta molto per un accompagnamento. Questo la e re posso pensarlo in una tonalità di re minore. La la, re re, la la, re re, la la, re re, la la, re re. Se non mi piace la tonalità minore, questo la può essere il sesto grado di un accordo di do, per cui faccio la la, re re, la la, re re, la la, re re, la la. Praticamente, continuando poi a lanciare, mi accorgo che posso sovrapporre questa serie di note e creare dei controcanti, dei temi, e trasformare tutte queste parti in una partitura musicale. Serve che facciamo un altro lancio? Sì, proviamo a fare un altro lancio, perché la casualità... Un esempio diverso, oppure sì, sì. Un'altra... Facciamo un altro esempio, perché la casualità a volte incuriosisce. Vai, Morgana. La. Fallo, grazie. La. Di nuovo. Re. Re.
Mi e Sol. E l'ultimo non l'ho visto, Sol. Sol. La melodia è questa. Questa è un'ocarina. La 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 re 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 mi 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 sol 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 la re mi sol. La re mi sol la. È venuto proprio bene in minore. Sì, però Marco, per esempio, in questo caso tu la melodia che c'è di sottofondo, sì. Il giro armonico, in base a cosa lo definisci? Lo si definisce in base alle note del tema. Le note del tema della scala pentatonica sono, cioè si possono suonare, in questo caso, siccome il La spesse volte richiama La minore, ho utilizzato questa tonalità di La minore. Però se io utilizzassi l'accordo di Do suonando il La, La Sol, questa è una tonalità maggiore. La praticamente. Però, giusto per dare un suggerimento magari a chi ci sta seguendo, a chi ci sta seguendo adesso da casa, con il dado noi possiamo realizzare una melodia che può essere una melodia di accompagnamento o una melodia solista, giusto? Sì. Le caratteristiche della melodia solista variano di più. Le caratteristiche di una melodia, di un accompagnamento sono ripetitive, come la prima che abbiamo estratto, che era la re. La re sembra un ostinato tonica dominante di re minore, oppure posso anche trasformarlo in la maggiore. La, la. Ma per esempio, allora noi potremmo prendere, scusami se ti infermo, noi potremmo prendere una classe. Sì. E quindi fare tutta una serie di lanci anche per più parti. E creare anche una sorta di armonia. Non solo, con l'insegnante di arte, perché io mi sono trovato a fare questa esperienza con una collega di arte. Abbiamo abbinato a delle note, dei colori e dei segni, in modo da realizzare poi un video dove si vedranno dei lanci, questi lanci che vengono fatti dai ragazzi, e a mano che vengono fatti sono state scritte le note sul pentagramma, e poi i ragazzi hanno creato degli elaborati utilizzando i colori di ogni lancio e i segni. Per segni intendiamo appunto, poteva essere un triangolo, un cerchio o un disegno un po' più libero. Naturalmente sono scaturiti degli elaborati astratti, un po' stile Kandinsky, che ben si sono prestati a questa melodia pentatonica. Poi gli accordi che abbiamo utilizzato sono stati accordi in La minore e con un passaggio poi in tonalità di Do maggiore. Però per esempio in questo caso la scelta della tonalità, il modo maggiore o minore, a che cosa lo leghi? È più una sensazione di autore o di compositore? O ci sono delle melodie che si prestano meglio, ad esempio, ad essere suonate in modo minore? Ma tutte e due le cose, nel senso che la scala pentatonica di Do, Re, Mi, Sol, La, se io la eseguo così come l'ho appena elencata, è proprio la scala di Do. Ma se parto da La, diventa la relativa minore di Do, per cui si presta di più in La minore. Se parte da Mi e poi c'è il Sol, potrebbe diventare una melodia in Mi minore. Per cui la scala pentatonica mi dà veramente tante possibilità armoniche di rielaborare gli accordi, di cambiarli e
non necessariamente suonandoli proprio in do maggiore. Infatti prima io ho suonato in la minore oppure in mi minore, in altre tonalità. Chiaramente le due tonalità però, più però per esempio sono in questo do maggiore caso, che e la si minore. Ad un lavoro in collaborazione con l'insegnante di arte, se fai un progetto legato a musica ed emozioni, ovviamente in base al tipo di emozione che si vuole trasmettere, potrai scegliere in modo maggiore o minore. Sì, naturalmente in un pezzo chiaramente con solamente 5 note, noi abbiamo cercato di far sentire entrambi. Siccome c'era la parte di un tema diciamo A e di un tema B, abbiamo scelto di fare una modulazione dal minore al maggiore, in modo da far sentire vari colori, da non rimanere solo in un'unica tonalità, ma è scaturito tutto questo dai lanci che sono stati fatti e che potrete vedere nel video prossimo, che potranno vedere i nostri colleghi. Allora facciamo vedere anche questa ulteriore realizzazione da parte dei ragazzi. In questo caso, Marco, per gli arrangiamenti avete utilizzato il pianoforte, ma hai usato anche il theremin. Allora, no, qui questa è la versione fatta ancora con il computer. Abbiamo usato finale per trascrivere, sono i suoni di finale. Poi, in verità, tutte queste parti le abbiamo suonate dal vivo, cioè su YouTube, se si va a cercare arte e musica, un dado per creare, ci sono i ragazzi che suonano proprio il violino, che suonano il pianoforte, il basso e le percussioni. Qui i suoni, quel suono lì era il suono sintetico di un violino del programma finale, di un programma di scrittura. Infatti questo era ancora, diciamo, il video non definitivo. Poi abbiamo pubblicato il video definitivo con i ragazzi che suonano. Naturalmente con tutti gli elaborati, qui si sono visti solo due o tre elaborati, poi nel video definitivo ci sono tutti e 20 gli elaborati di questa classe che è uscita l'anno scorso, sì.
Per cui il progetto lo hai realizzato tu con una terza. Con una classe terza, sì. Questo lancio Sì, dei dadi è perché in stato questo fatto con... caso chiaramente. Anche perché studiavano Kandinsky, parlavano di astrattismo, di segni, di colori. Ci siamo ispirati un po' ai colori e ai suoni. Per esempio, il sole, avete visto, è rosso, perché anche in alcuni metallofoni colorati si sceglie di mettere il colore rosso sul sol oppure sul do. Dipende, insomma. Ci siamo un po' ispirati anche al Cavaliere Azzurro di Kandinsky, che ha abbinato questi colori, cioè è stata l'insegnante di arte a fare questi abbinamenti tra suoni e colori, e anche le linee, naturalmente. Perché il bello dei progetti, appunto, che ci sono nella parte legata ai compiti di realtà è che sono tutti progetti pensati per unire più discipline. Ad esempio, prima nel rap della Costituzione, sì, la lingua italiana, ma potrebbe essere anche una lingua straniera, perché non è detto che non si possa scrivere una canzone sui diritti in un'altra lingua e realizzare un rap anche multilingue. Così come in questo caso invece un progetto che coinvolge oltre a musica anche arte e immagine. Certamente, poi gli insegnanti di arte sono sempre molto collaborativi e non vedono l'ora. Insomma, arte e musica potrebbe essere un'unica materia. Anzi, c'era stata una proposta anni fa di fare questa materia, arte e musica, cioè parlare di arte e musica ascoltando. Del resto, Picasso e Stravinsky erano amici, hanno collaborato, oppure, che ne so, il grande Erik Satie, quando rappresentò Parade, tutte le scenografie le costruì Picasso stesso. Pertanto, quando si parla di arte e musica, l'ideale sarebbe proprio parlarne insieme, ascoltare degli esempi e vedere e conoscere le opere ascoltando anche la musica di quel tempo. Certamente. Perfetto, quindi noi passiamo al terzo argomento della scaletta di questo pomeriggio, parlando di compiti di realtà, ovvero un'operina musicale. Eh sì, bellissima. In questo caso noi abbiamo scritto insieme, Marco e io, un testo per poter parlare in qualche modo di ambiente, in maniera però giocosa, diciamo di cura dell'ambiente, ovvero di che fine fanno i rifiuti. Il titolo è Tina la Lattina, ovvero Le le disavventure. disavventure di Tina la Lattina. Sì. E la cosa particolare di Allora, questo. Marco, vuoi dire due cose tu? Sì, volentieri. Perché quando abbiamo realizzato questa cosa, lo abbiamo fatto con dei ragazzi della scuola secondaria insieme a dei bambini della scuola d'infanzia. Io credo molto nel confronto tra alunni di età diverse. Quando ci si può trovare, adesso purtroppo non sarebbe possibile, però sperando in un periodo migliore, sperando nella primavera, vi consiglio, insomma, di confrontarvi con le insegnanti della scuola d'infanzia, che sono tra le insegnanti, tra le colleghe più pronte alle sperimentazioni. Allora, questa storia ecologica era partita dal presupposto di far costruire ai ragazzi semplici strumenti e farglieli suonare. Registrando poi lo spettacolo che ha avuto un grande successo, mi ricordo tanti anni fa, nel 2014, fra l'altro, mi ricordo benissimo anche l'anno. Questi strumenti, costruiti con l'aiuto degli zii, dei nonni, dei fratelli, scaturisce e scatena tutta una serie di complicità bellissime, soprattutto con i bambini piccoli. Costruire strumenti a percussione, naturalmente, a scuotimento tipo maracas, per cui si possono costruire in tantissimi modi, con le bottiglie di plastica, con le scatolette, dei tamburi che si possono fare con delle lattine, con dei palloncini, dei legnetti. Per cui i suoni più o meno erano sempre tre altezze: tamburi per avere suoni gravi, per suonare proprio tum, tum. Legnetti per eseguire dei suoni medi, dei suoni.
questo, e dei suoni acuti come appunto sonagli fatti con i tappi magari delle bottiglie oppure maracas. Con questi tre strumenti siamo riusciti poi, grazie ai testi di David, a musicarli insieme, farglieli cantare e suonare. Vai David. Allora, ne facciamo un pezzo. Ah, sì. A me era piaciuta molto la canzone del giro tondo per il mondo, quando la lattina finalmente trova una persona che lo porta in giro e allora fa il suo giro per il mondo. Allora, io introduco il testo sostanzialmente. Cioè, l'operina è per voce narrante e orchestrina in un progetto di verticalità. Scuola secondaria, scuola infanzia. Questa ragazza decide di prendere la lattina, ma non riesce a raggiungerla. Allora la mamma la chiama e il commesso non ci arriva. E qui c'è tutta la storia che racconta di questa ragazza che deve andare in gita e prenderà questa lattina. E Tina è felice perché potrà girare per il mondo. Giro, giro tondo, giro per il mondo, giro, giro tondo, giro, giro e vo. Giro, giro tondo, giro per il mondo, giro, giro tondo, giro, giro e vo. Sono fuori a vedere il mondo, tutti dicono che è rotondo, non me l'ero immaginato, rumoroso e colorato. Giro, giro tondo, giro per il mondo, giro, giro tondo, giro, giro e vo. Naturalmente durante allora questo brano... Allora succede questo però, che... Dimmi. Scusami, ti ho interrotto. Naturalmente... Sì, stavo dicendo che durante il brano c'era un dialogo con gli strumenti, partivano così... con dei semplici schemi ritmici, suonavano i tamburi, suonavano i legnetti e poi partivano con la canzone. Prego, prego Davide. A questo punto, riprendendo il discorso della voce narrante, perché abbiamo detto che è un'operina per voce narrante, questa lattina, che è lei si personificata, si sente un po'... più importante rispetto alle altre che sono rimaste sullo scaffale del supermercato. Ma accade una cosa, che all'ora di merenda la ragazza apre la lattina e se la beve tutta. Certo, si beve di gusto tutta l'aranciata. Poi la getta per terra e assieme ai compagni iniziano a calciarla. E già qui, come dire, la caduta dell'eroe. Finita la partitella, lasciano Tina per terra insieme alle carte delle merendine e a quelle delle caramelle e ai brick dei succhi di frutta vuoti. Tina a questo punto è triste. Prima era in cima allo scaffale e adesso si trova al bordo di una strada. Calcia la lattina, calcia la lattina, calcia la lattina. Un, due, tre. La lattina è un pallone e la piazza è lo stadio. Ciascuno è un campione e c'è posto anche per te. Calcia la lattina, calcia la lattina, calcia la lattina. One, two, three. Calcia la lattina. Ecco, chiaramente la canzone è più lunga perché ci sono più strofe e quindi c'è la possibilità di alternare più parti e anche più parti ritmiche che suonano all'interno di ciascun brano. Sì, c'è una parte ritmica che piaceva molto ai bambini che faceva calcia, 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 qua.
calcia, 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 calcia la. Calcia, tira, passa, scarta, calcia, tira, passa, crossa, calcia, tira, dribbla, scarta, calcia, tira, scarta, gol! Calcia la Latina, tira la Latina. E quindi anche le canzoni, essendo molto vivaci, si, insomma, piacevano anche ai bimbi. Io mi ricordo che era uno dei motivi per cui la cosa aveva riscosso successo. Sì, sì, è vero, confermo. Andando avanti anche con la storia di questa di questa Latina, così in sintesi un po', per non lasciare nessuno sulle spine, perché dici sì, va bene, è finita al bordo di una strada, ecco che adesso passano i giorni, la pioggia, il sole, la neve, il vento. Tina è sempre lì, al bordo della piazza, schiacciata e rovinata, triste e sconsolata. Un giorno dopo, però, un giorno, un gruppo di ragazzi pulisce la piazza. Raccoglie tutte le carte, le cannucce, i brick vuoti dei succhi di frutta. E anche Tina. Raccolgono tutto e portano i rifiuti all'ecocentro, separandoli. E qui c'è un minimo di, come dire, discussione legata anche a che fine faranno questi rifiuti, come vengono separati i rifiuti, perché era giusto lasciarli per strada, vabbè, ma non importa. Tina pensa che ormai non c'è più speranza e lo scaffale del negozio è solo un lontanissimo ricordo. I giorni trascorrono uguali finché un mattino arriva qualcuno che rovista tra i rifiuti. È uno strano tipo che mette in un cesto alcuni oggetti di metallo, alcuni di legno, alcuni di plastica. Tina scopre che questo tizio è un musicista che insegna ai bambini a costruire strumenti musicali con gli oggetti che la gente butta via. E a Tina questo sembra un miracolo. Ormai la Latina aveva perso ogni speranza di tornare a essere utile e ora è diventata uno strumento musicale. I ragazzi fanno a gara per farla suonare. Sono lontani i tempi cui era, sì. Sì, sono lontani i tempi in cui era presa a calci e lasciata per strada. Lattine, legnetti, vasetti, servono tutti, son perfetti. Conchiglie, bottiglie, maniglie, ogni oggetto un suono fa. E senti questa band, suona una song. Senti questa band, usa il nostro slang. Senti questa band, suona una song. Senti questa band, usa il nostro slang. Scarponi, bidoni, cerchioni e persino copertoni. Percuoti, strofina e gratta. Un'orchestrina siamo noi. E qui suonavano tutti insieme in maniera gioiosa e ripartiva poi il ritornello. Senti questa band, suona uno song. Senti questa band, usa il nostro slang. Senti questa band, suona una song. Senti questa band, usa un nostro slang. Hai sentito che ho improvvisato? Perché questo testo era cambiato e allora ho improvvisato, l'ho musicato sul momento. Ma dai, non è venuto poi tanto male. Bellissimo questo Sì, infatti, pazzo. Ho sentito che... Perché era, ti ricordi che era orchestrina? Ho fatto un'improvvisazione sul tema con una variazione. Esatto, è venuta così, insomma, fa parte del gioco. Bene, allora noi insomma, così con questo ultimo esempio di compito di realtà, noi abbiamo un po' esaurito il menù di oggi, non volevamo proprio giocarci tutte le carte di quello che c'è pubblicato nei contenuti di Quinto Rigo.
E quindi, insomma, noi a questo punto piuttosto lasceremmo l'ultima parte del webinar come spazio a eventuali domande, se ce ne sono, chiedendo un po' al nostro supporto tecnico di Claudio e Andrea se eventualmente ci sono domande. Sì, sono 7 compiti di realtà, noi ne abbiamo presentati 3 naturalmente, ce ne sono altri interessanti sulle lingue straniere, sulla matematica e la musica e altri. Beh, per esempio, legato al progetto di matematica. Matematica. Noi un po' abbiamo ci abbiamo veramente lavorato come un po' come vabbè degli artigiani, ci siamo messi in garage e una delle cose interessanti che abbiamo inserito e per la quale veramente abbiamo lavorato parecchio soprattutto per estrarre tutte le misure è questo, è il monocordo, aspetta che lo abbasso se si vede meglio, il monocordo pitagorico, che non sarebbe altro che per esempio Marco, che cos'è un monocordo pitagorico? Insomma, il grande Pitagora, oltre al teorema, inventò, o meglio teorizzò l'esistenza della scala attraverso il monocordo, cioè mise in tensione una corda con due parti all'estremità che la tenevano appunto in tensione e poi con un legno semovibile ha fatto tutta una serie di calcoli matematici sulla rifrazione. A metà della corda si è accorto che il suono era identico. A un terzo da una parte veniva fuori una nota, dall'altra parte un'altra ancora. E ha fatto tutta una serie di calcoli teorizzando quella che poi è proprio la scala musicale. E, si basa sul principio del fenomeno fisico degli armonici. Detta così non è una cosa così proprio semplice, però è talmente affascinante che i ragazzi si sono scervellati nella costruzione, perché bisogna essere molto precisi nella costruzione di questo monocordo. Ma poi, facendo i calcoli, si vede appunto che corrisponde non so, un terzo, due terzi, tutte queste frazioni fanno corrispondere questi suoni. Naturalmente abbiamo utilizzato dei monocordi abbastanza lunghi, almeno un metro, per poter avere un suono e poterlo suddividere nelle varie frazioni. In questo caso il progetto non comprende solamente matematica, ma anche tecnologia, perché oltre allo studio delle misure e delle varie frazioni, poi c'è anche la realizzazione pratica, ed è questa anche la cosa interessante, perché poi vedi praticamente realizzato il progetto che è stato studiato sulla carta, con tutta una serie di calcoli anche piuttosto complessi, perché devo dire che tra i compiti di realtà è uno di quelli che ci ha messo più alla prova proprio per costruirlo. Eh sì, io l'ho fatto un paio di volte con due classi. E volevo anche aggiungere un bellissimo compito di realtà che riguarda la lingua straniera, dove abbiamo realizzato delle interviste impossibili utilizzando il green screen con un iPad semplice e con uno schermo verde, con uno sfondo appunto verde. Poi abbiamo preso delle immagini e i ragazzi si sono travestiti, non so, da cantanti famosi, da uno da Charlie Parker, mi ricordo, una ragazza, Amy Winehouse, si è vestita, si è fatta Amy Winehouse, sì. Bellissima. Un altro ragazzo ha fatto Freddie Mercury. Anche Freddie Mercury, mi ricordo. Freddie Mercury, sì, con lo sfondo dello stadio dove avevano fatto il famoso concerto. In Wembley. Dei Wembley, esatto. E naturalmente hanno scritto le interviste in inglese e se le sono imparate, le hanno registrate con questo green screen, si sono divertiti moltissimo, compresa l'insegnante anche d'inglese naturalmente.
Però ad esempio in questo caso vi siete affidati come classe anche a una persona che fosse capace di usare questo tipo di tecnologia, ovvero green screen, il montaggio video, eccetera, o è stata una cosa che è stata gestita dai ragazzi in autonomia? Ma mi hanno sorpreso, sono stati i ragazzi e mi hanno detto, prof, guardi che c'è un programma, costa solo 1 euro, io l'ho acquistato, un'applicazione green screen che possono usare anche dei bambini, dove appunto tu fai la ripresa nello schermo verde e dopo aggiungi l'immagine o il video, così sembra veramente un'intervista impossibile fatta a personaggi incredibili. Poi vedendo i ragazzi, poi abbiamo fatto anche in tedesco la stessa cosa perché ci era piaciuta molto con i personaggi come Haydn, Mozart e Beethoven, e con queste interviste dove più che interviste in questo caso loro presentavano loro stessi e c'era lo sfondo, non so, di Salisburgo o di Vienna o del Palazzo dei Principi Esterhazy nel caso di Franz Josef Haydn. E anche lì hanno parlato in tedesco. Addirittura un ragazzo, una ragazza, insieme a un'altra, hanno fatto Nannerle, la sorella di Mozart, e Mozart che scherzavano insieme perché hanno trovato dei dialoghi tra di loro che erano molto legati, la sorella di Wolfgang e Nannerle, delle parti molto spiritose, e le hanno recitate in tedesco, naturalmente. Quindi, ad esempio, in questo caso è un progetto di realtà che non implica di avere a disposizione grandi mezzi tecnologici e programmi che non sono costosi e che i ragazzi sono in grado di gestire con dei risultati veramente eccellenti, perché insomma io i video li ho visti tutti e se esiste la possibilità di andarseli a cercare in rete. Se qualche insegnante volesse prenderlo come spunto, soprattutto per fare in maniera alternativa storia della musica, è sicuramente una cosa molto accattivante e anche creativa. Sì, assolutamente. È una parte che motiva la classe, i ragazzi si divertono moltissimo, i colleghi poi e anche i genitori. Spesso poi portano questo argomento anche all'esame, perché di solito si fa una classe seconda o una classe terza, naturalmente. Anche comunque il compito Ah, di in questo caso realtà. allora, per realizzare questo compito di realtà dell'intervista è impossibile. Se volessimo fornire la lista, perché ripeto, sai che sono quello delle liste, quindi Sì, serve un green screen, uno. Green screen che telecamera. sarebbe telecam, ma anche semplicemente un iPad, anche con un cellulare si può fare, oppure con un iPad. Io ho utilizzato l'iPad o il computer. Su cavalletto. Sì, va bene. Beh, l'iPad si teneva praticamente sul tavolo e i ragazzi o stavano in piedi a seconda della ripresa. Abbiamo utilizzato dei pannelli per alzarlo. Per cui sì, green screen. Poi luci. Sì, una luce per dare un po' più di lucentezza proprio all'immagine dell'intervistato e dell'intervistatore. E hanno messo anche dei Ma cioè, sottofondi sono tutte musicali. cose che Sì, sono quando tutte cose che parlavano. riescono a reperire in una scuola. Sì, molto semplicemente. Per esempio, hanno usato un registratore mettendo un Allora, cinque. se, e se qualcuno volesse andare a vedersi questi video, in questo caso noi gli forniamo il link. Stavolta non glieli facciamo vedere. No, non li facciamo vedere. Devono andare sul canale YouTube di Marco Pasetto. Ecco, così per farsi un po' di pubblicità, questa si chiama autopromozione. Sì. Bene, allora direi che insomma il tempo è scaduto, insomma gli argomenti noi abbiamo cercato di renderli il più fruibili possibili e sperando che vi siate anche divertiti e che abbiate potuto cogliere qualche spunto interessante. Non ci resta che augurarvi buona serata e ringraziare Claudio e Andrea per la parte tecnica, Marco Brunella che ha condotto come ufficio formazione Raffaello la diretta di stasera.
E quindi insomma ringraziamo allora tutti quanti e speriamo di rivederci dal vivo. Arrivederci, grazie a tutti, ciao.